Carissimi studenti, benvenuti nel video di introduzione al corso di chimica generale. Anche questo è un corso di livello universitario, quindi verranno spiegati i perché dei perché, senza dar mai nulla per scontato, e ci sarà teoria e per ogni capitolo esercizi svolti e spiegati passo dopo passo, dai più semplici fino ai più complessi. Ecco, qui avete i contatti. Se volete richiedere il corso di chimica generale, e per altri corsi e video, leggete la descrizione di questo video e i commenti dove avete i link. Ok? Avete sia il link di chimica generale che quello di tutti gli altri videocorsi presenti. La durata di questo corso è di 45 ore. Il corso è di livello universitario, grazie alla semplicità con cui vengono esposti gli argomenti, lo studente sarà guidato passo dopo passo nella comprensione della materia. Va bene, il resto potete leggerlo voi e vi consiglio vivamente di leggerlo. In linea generale vi dico che cosa trattiamo, perché se avete il link in descrizione nei commenti basta che cliccate il link e avete tutte le lezioni numerate. Ok? Avevo omesso le lezioni e le lezioni sono 74. In linea generale per il momento, perché per farvi capire cosa trattiamo, tutto quello che è un corso di chimica generale inorganica di livello universitario, per esempio, che va bene per scienze biologiche, ma è facoltà affini. Quindi passiamo dalle generalità sulla materia, alla configurazione, ai modelli atomici, alla configurazione elettronica, di tutti gli atomi. Poi vabbè, approfondiamo un po' i metodi di separazione delle sostanze eterogenee. Attenzione, ovviamente è presente anche teoria ed esercizi inerenti ai numeri quantici, gli isotopi, la stabilità chimica, ottetto, ioni, peso atomico, elettronegatività, energia di ionizzazione, ve lo dico in linee generali, tutta la tavola periodica degli elementi con tutta la sua logica per filo e per segno, la stabilità chimica. Il numero atomico, il numero di massa atomica e con tutti i vari perché, le formule di Lewis, le strutture di Lewis di tutti i composti inorganici, oltre che la nomenclatura IUPAC di tutti i composti inorganici. Quindi li dovete far sapere, dovete saper dare il nome, dovete anche saperli disegnare con le formule di Lewis, ma anche da un punto di vista tridimensionale, poi molecole polari e apolari, l'ibridazione degli orbitali, concetti quindi di orbitale e via dicendo, i vari legami, covalente, ionico, i legami deboli, legame idrogeno e via dicendo, tutti gli altri legami deboli che esistono. La geometria molecolare, quindi formule di struttura tridimensionali delle molecole, anche orbitali, che inerenti gli orbitali, quindi dovete disegnare praticamente di tutto anche da un punto di vista tridimensionale, vengono approfonditi anche questi argomenti, i numeri di ossidazione, la stechiometria, mi pare ovvio, teoria sempre, per ogni capitolo teoria e esercizi che vanno dai più semplici ai più complessi, quindi bilanciamento di una reazione chimica, inerenti composti inorganici e via dicendo, ioni monoatomici, poliatomici, reazioni di ossidoriduzione, varie tipologie di bilanciamento, numeri di ossidazione, tutti i vari calcoli stechiometrici. Nelle varie soluzioni e via dicendo, in altri contesti, e ancora acidi, basi, pH, calcolo del pH, ovviamente, e tutte queste cose qui, quindi sono tutti argomenti che troverete sia in termini di teoria che di esercizi. Le soluzioni, proprietà colligative delle soluzioni, l'equilibrio chimico, tutte le leggi e via dicendo, è tutto quel che dovete sapere.
parleremo anche di cinetica chimica e leggende sulla termodinamica chimica e tanto altro. Mi raccomando, la geometria molecolare è molto trattata, ok? Quindi parleremo di queste e altre cose. Io voglio essere breve qui, non voglio allungare molto il brodo perché vi ho già detto, se in questo video andate nella descrizione e nei commenti è presente il link dove basta che cliccate, guarda, vedete, potete vedere per ogni lezione tutto ciò che è trattato. E quindi, giusto per farvi un esempio, se nella descrizione o nei commenti dove trovate il link, cliccate laddove, ecco, è presente il link che descrivo, dove potete trovare tutto ciò che è descritto in ogni lezione, ecco, vabbè, per esempio lezione 1 trovate e vedete ciò che è descritto e così via, scendete in basso, lezione 4 e vedete che cosa è spiegato, lezione 5 vedete che cosa è spiegato, tutto ciò che è spiegato nella lezione 5, lezione 6 e vedete tutto ciò che vi è spiegato nella lezione 6. Ovviamente le lezioni non sono soltanto queste, eh? Cliccate nel link e guardatele tutte. Come vi ho già detto, il corso dura 45 ore in 74 lezioni. E oltre a questo, tenete conto che vado sempre mettendo dei materiali didattici di supporto, sia alla chimica generale che anche al corso di chimica organica che anch'esso è presente. Andate a guardare il video di introduzione e tutto ciò che è spiegato. Va bene, qui avete tutti i miei contatti e via dicendo, comunque leggeteli in descrizione e nei commenti, anche perché chi può saperlo in futuro, io anche il numero di cellulare potrebbe cambiare, quindi lo aggiorno nel sito, lo aggiorno, lo aggiorno in descrizione, lo aggiorno nei commenti, ma il video rimane, poi al massimo questo lo tolgo, ok? Cioè tolgo il numero se dovessi cambiarlo, se no come mi contattate? Ecco, tramite WhatsApp. Quindi, per quanto riguarda i contatti, ok, vanno bene questi, però qui scrivetemi per email, qui scrivetemi su WhatsApp, se volete chiamatemi, se per altri dubbi o altro. Però guardate sempre la descrizione del video, i commenti e il sito che sono sempre in aggiornamento. Va bene così, io ho corso velocemente perché come vi ho già detto avete tutto in descrizione, link, descrizione, tutto quanto. Quindi spero di avervi dato un attimino un po' un'infarinatura qui. Vi auguro una buona continuazione, alla prossima.